Oggi vi racconto il Settecento, in 10 minuti. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Benvenuti da Ombretta su Arte per te. Impresa ardua oggi su Arte per te. Riprendono le lezioni di storia dell'arte e riprende la corsa a raccontare tutto un periodo in 10 minuti. Oggi tocca al Settecento, che si affaccia sul panorama dell'umanità con una grande innovazione: l'illuminismo. I lumi della ragione davano luce finalmente a quella che era la vita dell'uomo. L'uomo che finalmente poteva riscattarsi da una nascita infelice, non più suddito per sempre se è nato suddito o padrone per sempre se è nato padrone, ma artefice del proprio destino, colui che attraverso la cultura e attraverso l'apprendimento di nozioni poteva riscattare la propria esistenza e fare della propria vita qualcosa di diverso da quello che invece sarebbe stato il destino predestinato. Un po' come per i tempi moderni, noi ci avviciniamo infatti ad un'epoca moderna e quindi vediamo che la cultura comincia ad essere molto simile alla nostra. I lumi della ragione rischiarono tutta l'esistenza umana e quindi spiegano passo per passo, attraverso le evoluzioni scientifiche, attraverso le grandi scoperte, attraverso le evoluzioni industriali, quella che è la vita dell'uomo. Fanno capire all'uomo che nulla è predestinato e con l'avvento delle prime industrie l'uomo si pone a creatore di qualcosa che serva utilitariamente nella propria vita e non soltanto come abbellimento estetico e quindi come arte. Questo stride pesantemente con tutti gli insegnamenti del barocco, che invece obnubilavano le menti con una sovraesposizione di forme, con un racconto talmente fitto, un po' come parlo io, no? E talmente veloce anche nell'espressione figurativa, che non davano all'uomo la possibilità di pensare, ma l'uomo rimaneva assoggettato da quel racconto e lo guardava. Si riscopre quindi la natura, ma non la natura nelle sue forme reali, che molto spesso sono caotiche e controverse, ma quella natura idilliaca, così come dovrebbe essere, quella natura formata anche da ordine e da chiarificazione dell'insieme, da semplicità naturale, prende ad avere adesso anche il corrispettivo di semplice, quindi una natura che si erge ad idillio del pensiero umano, e per idillio del pensiero umano intendiamo l'ideale di natura che l'uomo ha. Alla natura coesiste però anche la tendenza teatrale, che non ci abbandona dal barocco. La rappresentatività in forme teatrali rimangono perché è modo migliore per rappresentare qualcosa, lo dice la parola stessa. Anche oggi una rappresentazione teatrale è qualcosa che ci vuole raccontare in forme verosimili quello che accade. E così natura e rappresentazione daranno rappresentazione teatrale daranno il via a quello che sarà un grande e importantissimo movimento, è un grande importantissimo stile che nasce proprio nel Settecento, il Rococò. Molti pensano che il Rococò sia l'esasperazione del barocco, con forme ancora più fitte e ancora più arzigogolate. In realtà questo non è assolutamente vero. Nel Rococò le forme arzigogolate del barocco tendono a piano piano meglio definirsi, a semplificarsi, a togliere dell'eccesso. Naturalmente, come vi dico sempre, uno stile è la continuazione dell'altro, un periodo è la continuazione dell'altra, quindi non troverete una forma di divisione netta tra un periodo e l'altro. Dalle forme articolate del barocco si andrà passando alle forme meno frastagliate del rococò. Quindi il termine rococò prende origine dal nome rocaille, con cui venivano indicate le conchiglie, le nicchie in pietra fatte ad imitazione di quelle naturali e che venivano appunto inserite all'interno dei giardini, proprio ad imitazione di quelli che erano gli elementi naturalistici. Ed è un termine che indica anche quanto di bizzarro e destroso ci sia nel naturalismo dell'epoca. L'ideale di arte del Settecento che mi affascina maggiormente è il fatto che per la prima volta nel panorama della storia dell'arte l'arte viene sganciata da ogni fine utilitaristico. Non si fa più propaganda
contro la Chiesa, né per la Chiesa, né per l'impero. L'arte viene fatta solamente seguendo il fine estetico. Adesso smuove solo il sentimento, nasce dal sentimento e deve smuovere il sentimento. L'arte nasce fine a se stessa, per creare un moto interiore dell'anima, e quindi ecco che prende una importanza fondamentale l'estetica, quindi il giusto modo, diciamo così, in termini molto poveri, il giusto modo di porre un concetto artistico alle persone che piaccia, che sia esteticamente, quindi che sia gradevolmente acquisito dagli uomini. Nasce il presupposto per cui l'arte debba commuovere. Tutto quello che ci si affannava ad esprimere nel barocco, quindi quella frenesia che abbiamo imparato a conoscere, qui non è più un qualcosa che insita nell'opera d'arte, ma è qualcosa che deve essere smosso all'interno dell'individuo. Diciamo che l'opera d'arte può essere un qualcosa di bellissimo o un qualcosa di bruttissimo visivamente, l'importante è che però dia uno smottamento interiore forte a colui che la guarda. Naturalmente in questo momento, in questo panorama storico, esiste un dualismo enorme, il dualismo dato dalla libertà dell'arte, dalla libertà di espressione, dalla libertà di far muovere l'animo umano a seconda di ciò che si rappresenta, e invece quelli che erano i presupposti per quello che poi sarà il neoclassicismo, cioè la ragione portata come momento essenziale nella vita dell'uomo. Diciamo che l'illuminismo porta i lumi della ragione, ma svincola proprio la ragione stessa da quelli che erano i diktat o della Chiesa o dell'impero. Quindi fa razionalmente capire all'uomo che non è suddito di nulla, ma in questo momento ancora la ragione non ordina esattamente quelle che sono le forme, ma essendo il proseguo del barocco, capitele bene, queste si chiamano consecutio temporum, quindi questa consecutività del tempo, che non è scisso un periodo dall'altro. Allora, in questo momento siamo un po' in un periodo di mezzo, in cui al tutto quello che c'era stato prima, alla confusione, al voler imporre un diktat, si passa al dirimere tutto questo, a tutta quella confusione che si era creata, e a ristabilire una tranquillità che troviamo all'interno della natura, la natura ideale, così come dovrebbe essere. Poi a un certo punto, più in là, arriverà la ragione a regolamentare troppo questa libertà, e allora qui c'è una citazione bellissima di Goethe che dice che la ragione rovinerà quanto di bello, genuino e spontaneo è nelle cose della natura. Questo per farci intendere come la natura venga presa ad imitazione di un concetto di ideale tranquillità, di ideale bellezza, di ideale estetico. Non vi ricorda nulla questo? Vi ricordate i greci? Cliccate qui e andatevi a vedere la lezione sui greci. Naturalmente in tutto questo fermento l'Italia, che nel barocco era stata un elemento principe, anche perché custodiva il tempio della Chiesa, viene messa un pochettino da parte e perde il suo nucleo propulsore, anche se di grande riguardo sono moltissimi artisti che lavorano. Adesso cosa si cerca all'interno delle opere d'arte? Si cerca quindi la narrazione teatrale, quindi che le scene, le quinte vengano mantenute, che comunque tutto quello che si forgia, tutto quello che si crea, abbia un innesto continuo con la natura, quindi che non occupi uno spazio ma che ne faccia parte. Ricordatevi sempre i greci, ma che ne faccia parte. Quindi vedete come l'arte piano piano sta andando avanti e indietro nel tempo. Uno dei grandi esponenti dell'architettura di questo periodo, perché secondo me in Italia quello che va per la maggiore, quello per cui il rococò dovrebbe essere ricordato in maniera esemplare, è proprio l'architettura. Un grande architetto e artista che compie veramente un'impresa mirabile è Filippo Juvara, che fa tante opere meravigliose ma che in 10 minuti non vi posso raccontare, ma vi voglio citare e stillare la curiosità nell'andare e soffermare la vostra attenzione sulla palazzina di caccia di Stupinigi, la Venaria Reale. Juvara, messinese di nascita, si sposta appunto in quel di Torino, dove cercherà nella residenza di caccia di creare qualche cosa, proprio perché è una zona di villeggiatura, proprio perché è un posto in cui si va per stare strettamente a contatto della natura, una palazzina di mirabile bellezza. La cosa che voglio farvi notare è come in questa palazzina i bracci vadano a insinuarsi nel panorama, nella natura che c'è tutta attorno.
attorno, come ad abbracciarla, come a agganciarsi ad essa con un elemento di continuità che non disturba. Sebbene questa immensa costruzione occupi uno spazio dedicato tutto alla natura, questa non disturba perché ci si permea dentro e si spalma un po' tra la vegetazione e la occupa capillarmente. È come se fosse agganciata, incastonata, ecco il termine esatto, all'interno di questa di questo fazzoletto di natura. E questo è il senso di quest'arte, che potremo capire ancora meglio in un'opera famosissima di Francesco De Sanctis, che è la Scalinata di Trinità dei Monti, dove qui l'opera d'arte non viene installata su un territorio, ma ne prende la costituzione, cioè il territorio è composto appunto da una irta discesa o salita, a seconda da dove la si guarda, che doveva congiungere la chiesa di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna. Ora, per far sì che queste due parti, che stavano una su e l'altra giù, venissero ad essere unite da un qualcosa di esteticamente bello, coinvolgente, scenico, quindi teatrale e nello stesso tempo che non sconvolgesse quello che è la territorialità, quindi quelli che sono i modi del territorio, ecco che De Sanctis propone appunto la Scalinata di Trinità dei Monti, dove la chiesa di Trinità dei Monti funge da fondale, quindi da quinta scenica. Quindi il declivio rapido non viene deturpato in nessuna maniera, quella che era la conformazione geologica viene semplicemente saltata dalla lunga scalinata che vi si appoggia, che diventa parte del declino stesso. La barcaccia del Bernini accoglie quindi questa discesa da Trinità dei Monti in maniera bellissima e il tutto viene inquadrato in quella, si chiama infilata prospettica, che viene da Via Condotti, cioè chi cammina su Via Condotti vede alla fine questo sbocco così prominente, che non deturpa il panorama, che ne fa parte, che ci accompagna con lo sguardo tra monumenti esemplari adagiati su un territorio che non è venuto deturpato dall'immissione di manufatti artistici o di manufatti umani. Quindi natura e arte coesistono, coabitano, fanno parte di uno stesso complesso. Ecco che la natura non viene smembrata, non viene avvilita, ma viene esaltata, viene portata in forme idilliache e l'arte ne comincia a far parte, ambisce a far parte di nuovo della natura, ad essere parte di essa, non ad essere una parte su di essa. Sono tante le opere architettoniche di questo periodo, Roma ne è piena, Torino ne è piena, l'Italia ne è piena, Napoli ne è piena, bene, cercatevele voi, io vi do solamente lo spunto. Adesso diamo uno sguardo invece alla pittura, che è una pittura che patisce un po' tra enormi virgolette, però secondo me è veramente, veramente bella, perché restituisce quella che è la realtà al mondo pittorico. Le opere che ho scelto da farvi vedere sono delle opere non molto conosciute, ma al contempo proprio belle ed esplicative del periodo. Innanzitutto citiamo la corrente dei vedutisti, e vabbè, qui il nome è famosissimo. Vediamo appunto Canaletto che ci ripropone una cronaca visiva di Venezia. Dobbiamo valutare i quadri di Canaletto come delle vere e proprie cartoline che, per far conoscere la città nella sua situazione reale, lui addirittura, per fermare il tempo al momento in cui voleva dipingerlo, si serviva anche di una camera ottica, una sorta di precursore del proiettore, una sorta di macchina che inquadrava in quel momento esatto la situazione, una sorta di primigenia macchina fotografica, diciamo così, svilendo molto il concetto, e su quello lui lavorava, si riportava il disegno, perché sennò quella precisione non si sarebbe mai potuta avere. La particolarità settecentesca di Canaletto sta proprio nel fatto che la sua è un racconto di cronaca, un po' come quello che fa Piero Angela, il figlio Alberto Angela, quando vanno a mostrarci un luogo, oggi supportati dai mezzi tecnici che possono confortarli. Lui lo faceva attraverso invece quello che è il suo mezzo tecnico, che era la pittura. La pittura aiutata da questi ardimenti scientifici che l'epoca gli poteva offrire. E in questo modo vediamo che lo stato
status quo, lo stato di fatto delle cose, venivano esportate in tutto il mondo. La curiosità dilagava, ma era una curiosità che veniva pagata comunque da un riscontro reale, oggettivo di quello che era il panorama appunto veneziano. Nulla di ideale, nulla di poetico, soltanto la realtà, poiché la poesia stessa, nella materia stessa con cui egli raccontava la realtà e nel modo in cui egli la raccontava, questa è un'altra storia. Oggi non stiamo analizzando l'opera del Canaletto, ma solamente il significato che questa assume in questo determinato momento storico. Diversissimo come idea, ma in una linea continua come contenuti, cioè la descrizione della realtà, è questo bellissimo ritratto, La Pulce, di Giuseppe Maria Crespi. Questo dipinto fa parte di una serie di lamine di rame dipinte, dove egli racconta della vita di una cantante di melodramma che comincia giovanissima la sua carriera in Infiniti Stenti, e qui la vediamo nella sua stanza disordinata, povera, che appunto cerca dentro di sé, che cerca proprio su di sé una pulce, quindi questo vi fa capire la misera realtà a cui appartiene, e nello stesso tempo quindi ci riporta a poesia, pittura, quella che è la cronaca di una vita, è il riscatto di una vita che da povera poi diventerà ricca, perché questa cantante poi farà un grande successo e quindi diventerà una gran signora. È tutta l'idea del periodo settecentesco racchiusa all'interno di una piccola lamina. Vi lascio e vi ricordo che quindi del Settecento cos'è importante ricordare? La possibilità di riscatto sociale, quindi con i numi della ragione l'uomo può affermare se stesso indipendentemente dallo status di nascita e quindi avere un futuro migliore, non predeterminato. E in secondo luogo il riappropriarsi della natura in termini idilliaci, natura entro cui l'uomo si muove e di cui l'uomo fa parte. Ci siamo stati in 10 minuti? Non lo so, vedremo. Bene, da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!